Più vita agli anni, questo è il titolo del convegno organizzato da 50 e più, l'associazione afferente a Confcommercio, da Terziario Donna, anche lei afferente a Confcommercio, e da Benessere in Andropausa di Stella Scarpa. Un convegno molto centrato su quelli che sono i cambiamenti dell'età dell'uomo, in questo caso si parla di andropausa. La medicina di genere è proprio il percorso scelto da 50 e più per poter fare un vero e proprio cammino nei cambiamenti della vita. 50 e più si occupa chiaramente di uomini che sono in un certo stato di età, dai 50 anni sopra, quindi attraverso tante iniziative di tipo proprio che ricoprono a 360 gradi l'attività dell'uomo. Ecco, l'aspetto culturale legato alla salute era proprio il cuore del convegno di oggi. Alberto Dolci è il presidente di 50 e più, che di fatto ha organizzato questo convegno, questo appuntamento davvero molto interessante e molto importante per capire cosa succede quando avanza l'età. Sì, buongiorno. Noi in collaborazione con Terziario Donna e Benessere in Andropausa organizziamo questi convegni perché questa attività rientra tra i punti di forza di 50 e più. Non forniamo solo servizi pensionistici, non forniamo solo assistenza fiscale, ma anche assistenza alla persona che vogliamo rappresentare e nel loro ruolo di ultra cinquantenni all'interno della società. Per i nostri 320.000 iscritti in Italia e quasi 4.000 nella provincia di Pesaro, organizziamo eventi di questo genere proprio per divulgare ed informare i nostri associati su tematiche che hanno una rilevanza. Essendo noi ultra cinquantenni, è chiaro che tutte le problematiche relative all'andropausa rientrano tra le tematiche che sono di un certo interesse per la nostra platea. Di conseguenza, ogni anno, da diversi anni, organizziamo eventi di questo genere con collaborazioni che possono variare, ma ultimamente sono concentrate su Terziario Donna e Stella Scarpa di Benessere in Andropausa. Dicevo, organizziamo ogni anno attività che poi insomma tendono ad educare, a divulgare e quindi a soddisfare l'esigenza di benessere dei nostri associati. E secondo me poi l'idea migliore che avete avuto è quella della medicina di genere, perché voi state sviluppando questo percorso, è un percorso per certi versi innovativo. Perché? Perché oggi quando si parla di genere si tende sempre a dire non devono esistere differenze di genere. Forse l'unico settore nel quale devono esistere differenze di genere è la medicina. Giustissimo, già noi nel 2016 mi pare, se non sbaglio, abbiamo organizzato un primo convegno sulla medicina di genere, sempre con i collaboratori che citavo prima, co-organizzatori tra l'altro. La medicina di genere ci insegna che appunto le diversità di genere sono diversità nel modo di decorrere la malattia e di curarla. Quindi abbiamo già individuato fin da tanti anni due percorsi separati ma paralleli in qualche modo. Ecco, approfondire questa tematica ci ha portato lo scorso anno per esempio ad organizzare un convegno intitolato Benessere in menopausa, che quest'anno invece è diventato Benessere in andropausa, proprio per continuare a seguire questo input iniziale che appunto vuole portare avanti la differenza di genere e approfondire le tematiche per tutti e due i generi, però in maniera separata. Con questa attività, diciamo sempre, noi soddisfiamo questa richiesta dei nostri associati in merito insomma a tutte le tematiche che riguardano la salute e il benessere, tematiche che per gli ultra cinquantenni a mano a mano che avanza l'età diventano tematiche un po' centrali nella propria attività, no? Essendo 50 e più appunto un'associazione di ultra cinquantenni, dedicarsi a questa volontà di divulgazione e di informazione diventa fondamentale. Questo percorso, come dicevo, dura da tanti anni e noi siamo molto contenti anche della risposta dei nostri associati che partecipano sempre in maniera numerosa e apprezzano molto tutto questo genere di attività. Anche perché, e poi chiudiamo l'ultima domanda, siamo in una fase di pandemia, l'attenzione sulla salute è stata concentrata per 18 mesi solo su una cosa, mentre invece è importantissimo tenere gli occhi aperti e invece ampliare la visione, perché in realtà patologie, medicina,
extra Covid esiste. Esatto, ne abbiamo avuto prova anche quando gli ospedali si sono riempiti, le terapie intensive si sono intasate, i pronto soccorsi lo stesso, e tutto quello che riguarda la normale cura e analisi delle patologie standard, pur gravissime, forse anche più gravi del Covid, sono state lasciate indietro. È molto importante che la gente abbia consapevolezza, e per avere questa consapevolezza, questa conoscenza, il nostro metodo passa attraverso questo tipo di divulgazione. Del resto ci sono domande che anche noi nei nostri incontri, nelle nostre riunioni, nella nostra vita quotidiana ci facciamo, non so, ad esempio sull'andropausa. Quando cominciano i primi sintomi dell'andropausa? Come all'interno della coppia magari possiamo affrontare insieme questa problematica? Che stile di vita, come devo mangiare, come mi devo comportare per cercare in qualche modo di attenuare o di accompagnare i sintomi dell'andropausa? Ecco, un po' sono delle domande che penso tutte le persone consapevoli si fanno. Ecco, attraverso un convegno come quello di oggi noi cerchiamo di dare una risposta, visto che ci avvaliamo di relatori molto esperti e molto competenti, cerchiamo di dare appunto una risposta a queste domande che la gente comune si fa, o quantomeno si dovrebbe fare. Ecco, se non se le fa, questo è un buon motivo per ricordarsi di farsele. Siamo con Stella Scarpa, una delle organizzatrici di questo convegno. Stella Scarpa, presidente di Salute e Benessere Beauty, un'associazione che è molto molto attiva nello studio del benessere delle persone alle diverse fasce di età. Sì, esatto, questo convegno l'abbiamo voluto fortemente insieme all'associazione 50 e più Confcommercio, il gruppo Terziario Donna, insieme al gruppo Bellezza, Salute e Benessere Confcommercio, in quanto per noi è fondamentale far passare un determinato concetto. Cioè, quindi apportiamo vita agli anni e meno possibile anni alla vita. E questo perché, come diceva proprio anche Rita Levi Montalcino, no? Questo suo discorso per proclamare gli obiettivi nell'ambito della medicina, noi bisogna far passare sempre di più il concetto di bella salute. Una bella salute avviene soltanto attraverso la giusta comunicazione e voglia di differenziarsi nel percorso di prevenzione, e sappiamo che il 70% del nostro invecchiamento è influenzato da singole scelte proprio predisposte dall'individuo, quindi siamo noi protagonisti della nostra salute. Il 30% soltanto c'entra la genetica. Questo cosa vuol dire? Che se noi non portiamo l'utente a conoscenza di quali possono essere gli stimoli giusti da intraprendere nel nostro quotidiano e professare un giusto e corretto e in linea con quello che stiamo proclamando anche se so oggi di stile di vita consapevole, non possiamo arrivare a questo nostro importante focus. Quindi una bella salute attraverso un bellissimo progetto d'insieme. Oggi mi vedrete anche in relazione con Marilena Pomante, la mia socia del progetto Benessere Menopausa Iniziale, che sta diventando anche un benessere in andropausa, perché noi ci siamo volute specializzare su un benessere ed un'estetica di genere, proprio come la medicina. Come esiste una medicina di genere, ci deve essere anche un benessere e un'estetica di genere. Ci interessa molto anche perché il tema del benessere è uno degli argomenti chiave dell'attività di Confcommercio, almeno degli ultimi anni. Amerigo Varotti, come direttore di Confcommercio, non poteva non essere presente questa mattina al convegno organizzato da 50 e più. È una dimostrazione di come funziona bene l'associazionismo e addirittura l'associazionismo nell'associazionismo. Sì, beh, 50 e più è il nostro gruppo della generazione Silver. Sono molto attivi, molto operativi, con tante iniziative che vanno dalle vacanze ai viaggi alle iniziative di carattere culturale e scientifico, come il caso del seminario di questa mattina. Affiancate a 50 e più c'è il gruppo Terziario Donna, con i due presidenti Alberto Dolci e Patrizia Caimi, che collaborano ormai proficuamente da diversi anni. Questo dà veramente lustro al lavoro che svolge la Confcommercio, che dimostra di occuparsi veramente di tutto quello che riguarda i propri associati in attività e associati anche pensionati.
quindi abbiniamo al turismo tante iniziative di carattere sindacale, come queste iniziative che riguardano un settore della vita dei nostri associati, dei cittadini in generale, i problemi derivanti dalla terza età. Quindi un'altra grande iniziativa che dimostra la vitalità della nostra organizzazione. Anche perché, diciamolo direttore, 50 e più in effetti ci sentiamo poco pensionati, ci sentiamo ancora giovanissimi, quindi ha parlato di vacanze, ha parlato anche di iniziative importanti proprio per fare star bene le persone al di là dell'età. Ma sì, in fondo nel corso dei secoli è cambiata lo scenario della terza età. Una volta si diceva che a 50 anni già uno era vecchio, non anziano, era vecchio. Oggi il sessantenne, il settantenne sono molto attivi, operativi, vogliono viaggiare, vogliono conoscere, vogliono partecipare a iniziative, hanno la possibilità e spesso anche il tempo di poter vivere quello che magari in gioventù non sono riusciti a realizzare. Per cui bene fa il nostro gruppo 50 e più a livello locale, a livello nazionale, a occuparsi dell'impegno che queste generazioni possono ancora dare, possono dare alla nostra società. Io poi sono della generazione Silver, over 50, per cui mi rendo conto anche dalle cose che faccio personalmente che abbiamo ancora tante cose da dare, quindi fa bene la nostra associazione a ragionare, a discutere di problematiche che sono di carattere generale. Come Terziario Donna, noi oltre a fare sindacato in questi anni abbiamo sempre pensato che è molto importante intervenire nel territorio. Patrizia Caimi, presidente di Terziario Donna, è una delle associazioni coinvolte in questo convegno di oggi. Terziario Donna, ma è fondamentale proprio il fatto che si chiami donna quando si parla di andropausa. Sì, è fondamentale perché comunque le compagne di questi uomini sono coinvolte e quindi noi ben volentieri abbiamo partecipato a questo progetto. D'altra parte siamo abituati a fare rete con 50 e più e con benessere e salute e bellezza di Stella Scarpa. E ci è venuto naturale anche questa volta e poi soprattutto è fondamentale per la buona salute della coppia capire meglio come si può stare in andropausa. È un percorso importante che ha visto già delle tappe, questo è un convegno che viene dopo altri convegni, una importantissima serie di relatori, quindi a testimonianza di come il tema della salute sia davvero da affrontare sempre a 360 gradi. Certamente, noi abbiamo iniziato questo percorso anni fa, quando naturalmente abbiamo capito che non potevamo fare solo sindacato, cioè occuparci delle imprese e gestirle al meglio insieme alle nostre associate, ma dovevamo cercare di entrare anche nell'ambiente in cui queste imprese vivono e quindi da lì siamo partiti con vari interventi, convegni, incontri e quant'altro, sia nel campo dell'arte che nel campo del turismo, e poi ci siamo orientati verso la salute perché, come ben sappiamo, ultimamente il benessere, diciamo, è davanti a tutto, la salute, la buona salute, lo star bene, essere anche delle persone piacevoli. Nel nostro caso le imprenditrici sono sempre a contatto col pubblico e quindi è importantissimo orientarsi in questo senso. Siamo con il dottor Davide Schembri, andropausa vuol dire anche stili di vita, nel caso specifico credo che sia molto importante puntare l'attenzione sulla nutrizione. Assolutamente, perché questo calo fisiologico di testosterone può essere compensato dall'utilizzo di determinati cibi oppure dalla scelta di determinati integratori dove il fai da te a volte può essere più pericoloso. Quindi la nutrizione che cosa riesce a fare? Riesce a modulare quelli che sono non solo i sintomi di un soggetto che va incontro ad andropausa, che sono più lenti, tra virgolette. Una parola negativa potrebbe essere più subdoli, perché il soggetto magari confonde lo stress che gli può portare stanchezza con un deficit davvero di testosterone. Quindi sapere quali alimenti possono riuscire ad aumentare i livelli di testosterone o riuscire a non perdere eccessivamente testosterone risulta fondamentale. Perfetto, ci dia proprio rapidissimamente qualche esempio, velocissimo, andiamo nel concreto.
Allora, un esempio nel concreto, il grasso e il sovrappeso non vanno d'accordo con il testosterone, quindi perdere peso significa aumentare testosterone, aumentare peso significa perdere testosterone, quindi l'aumento del peso è controindicato proprio per l'andropausa. E un'altra cosa, quello di la riduzione dell'attività fisica, perché magari ci si impigrisce, quindi l'attività fisica e certi tipi di attività fisica sono in grado di aumentare il testosterone. Quindi è impensabile che un soggetto di 50 anni, 60 anni debba fare la stessa identica attività fisica di quando aveva 30 anni. Quindi la personalizzazione dello stile di vita anche in questo caso risulta importante. Siamo con Marilena Pomante, correlatrice insieme a Stella Scarpa e non a caso socia nel progetto proprio del Inteso per il benessere in andropausa e menopausa. È un convegno molto interessante perché mirato proprio alle differenze di genere ma anche alle differenze di età. Esatto, sono la socia di Stella Scarpa, Marilena Pomante, sono orgogliosa di essere qui. Abbiamo creato con Stella una startup innovativa appunto perché volevamo che l'estetica combaciasse con un percorso di salute, di conseguenza un percorso di benessere e di conseguenza come effetto collaterale anche la bellezza sia dell'uomo che della donna. Volevamo rendere scientifica l'estetica e quindi per questo abbiamo ideato una tecnologia, abbiamo ideato sì, una tecnologia che poi è diventato un brevetto che abbiamo depositato 2 mesi fa, e al quale brevetto diciamo siamo state aiutate anche dal nostro medico primario dell'ospedale di Macerata in quanto già inventore di alcuni sistemi elettromedicali, e con questa tecnologia siamo in grado di realizzare dei percorsi di benessere che sono dei veri e propri percorsi di salute, di buona salute. Alessandra Politi, psicologa psicoterapeuta, anche lei presente come relatrice al convegno organizzato da 50 e più. L'approccio psicologico col cambiamento dell'età è molto importante. È sostanziale, il cambiamento psicologico non può non essere di parallelo corrispondente al cambiamento somatico, quindi psiche e soma sono in un'unitarietà inscindibile, quindi parliamo di un qualcosa che accompagna forse in maniera più massiva il cambiamento psicologico, soprattutto nell'uomo, che per quel che riguarda l'aspetto organico e fisiologico. Sì, infatti è sempre importante andare di pari passo con quelle che sono le scoperte scientifiche, medicinali, farmaci che magari cambiano la vita, ma se non le si approccia con la giusta testa si rischia delle volte di fare degli errori. Assolutamente sì, anche perché diciamo che spesso la farmacoterapia o anche l'estetica parla di anti-age, di soluzioni anti-age. Noi dovremmo pensare invece a qualcosa che accompagna al pro-age, quindi a un'accettazione di un'evoluzione fisiologica per l'età, per la psiche, e quando parliamo di psiche sappiamo che ha un'origine, l'origine greca vuol dire anima, quindi parliamo dell'anima accompagnando quindi all'accettazione di quello che altro non è che un aspetto evolutivo. Il testosterone viaggia legato alle proteine plasmatiche per circa il 98%. Quindi questo vuol dire che è quello che è importante, il testosterone libero, perché questo è quello biologicamente attivo che viene trasformato in idrotestosterone da un'attività enzimatica ed è quello che poi dà ad agire effettivamente. Il professor Giancarlo Balercia, andrologo, endocrinologo, si parla di tante cose oggi in questo convegno, però diciamola tutta, lei è il vero padrone di casa. Sì, beh, indubbiamente è un argomento quello dell'ipogonadismo nell'anziano di estremo interesse. È un qualcosa ancora di non perfettamente definito, nel senso che noi siamo oramai coscienti che col passare degli anni i livelli di testosterone prodotti dalla gonade maschile tendono a diminuire. È vero che se vogliamo fare un paragone così speculare con quello che succede nella donna, questo non è assolutamente paragonabile, nel senso che la funzione testicolare non cessa così nell'arco di 1 o 2 anni come succede alla donna, per
praticamente, cioè l'andropausa intesa come immagine speculare della menopausa non esiste, però esiste sicuramente un calo della produzione di testosterone. Per quanto riguarda l'aspetto riproduttivo, noi sappiamo che la gonade maschile produce spermatozoi fino a che praticamente il soggetto vive, insomma. Certo, la qualità del seminale del maschio di 20 anni non è paragonabile a quella del maschio di 90 anni, ma ancora la gonade funziona. Matteo Francolini, fisiologo clinico, che ha intervenuto al convegno di oggi organizzato da 50 e più, con grandissima forza è riuscito a dimostrare come sia importante fare attenzione allo stile di vita e al modo nel quale ci muoviamo. Il nostro movimento è fondamentale per il nostro benessere. Assolutamente sì, perché il movimento, nel tutte le sue accezioni, nelle forme, sia esse strutturate come programmi di esercizio fisico, ma anche come attività fisica che ci riguarda da vicino nel nostro quotidiano, sono stimoli, e questi stimoli creano degli effetti a livello biologico che aiutano la persona, l'uomo, la donna a vivere meglio, a sentirsi meglio. Quindi questo è sicuramente uno degli aspetti integrati, così come poi si è notato, ecco, all'interno degli interventi, che aiutano, ecco, a strutturare un percorso veramente efficace, a vivere bene gli anni. Quindi tanta teoria ma anche tanta pratica. Certo, certo, perché poi la teoria trova nell'azione, ecco, quindi quella che noi definiamo pratica, nell'azione, attraverso strumenti ovviamente studiati, pianificati e protocollati, trova appunto, ecco, la propria efficacia. Quindi assolutamente sì, oltre alla teoria tanta pratica e azione. Anche il vice sindaco di Pesaro, Daniele Vimini, è presente al convegno organizzato da 50 e più sotto l'ala di Confcommercio. È un percorso molto importante perché coniuga proprio la cultura all'imprenditorialità. Sì, assolutamente. Anche il tema di quest'anno è molto centrato dopo quello dell'anno scorso rispetto alla menopausa, perché diciamo nella programmazione dell'attività di 50 e più, che non si limita solamente, diciamo, nell'estensione di quella che è l'attività di un'associazione di categoria, nel garantire servizi, diciamo, e vicinanza anche rispetto a tanti passaggi burocratici nella vita dei cittadini, ma anche ovviamente a interrogarsi e a porre l'attenzione su quello che è un'esigenza più integrata di servizi, di benessere. Infatti lo slogan molto centrato di più vita agli anni credo che racchiuda molto bene il senso della qualità della vita e di quanto questa si raggiunga intanto anche con una dimensione collettiva, che è la dimensione del confronto di un'associazione di momenti come questi, e poi anche nell'interrogarsi, in questo caso anche con le istituzioni, rispetto alle esigenze di una fascia d'età sempre più determinante a livello numerico, ma anche determinante in termini di traino del paese. Quindi insomma è importante ritrovarsi in momenti come questi, appunto approfondire e conoscere anche quelli che sono, diciamo, gli sviluppi che anche le prossime situazioni nazionali, dagli investimenti eccetera, si porteranno avanti, per capire se anche da questo punto di vista c'è un interesse rispetto all'attività dell'associazione, soprattutto di questa fascia di popolazione, ripeto, sempre più importante, sempre più trainante. Il Consiglio regionale era rappresentata in sede di convegno organizzato da 50 e più da Micaela Vitri. Sì, ho partecipato molto volentieri anche quest'anno all'incontro che è stato dedicato all'andropausa. Lo scorso anno invece si era parlato di menopausa, perché credo che la prevenzione sia ancora sottovalutata, o meglio non riceve l'attenzione che dovrebbe. E invece investire in benessere, nella qualità della vita e nella prevenzione significa anche far risparmiare risorse al servizio della sanità pubblica. Lo stile di vita è fondamentale, oggi i medici ce l'hanno dimostrato anche con i dati. Abbiamo ascoltato psicologi, abbiamo ascoltato professionisti anche dell'estetica e dell'attività fisica, così come medici e nutrizionisti. Credo che tutti debbano davvero informarsi ancora di più per fare in modo che lo stile di vita sia sempre della qualità ideale e migliore, prevenendo così ogni patologia. Complimenti a Confcommercio, a Terziario Donna, che continua a credere in progetti innovativi a livello nazionale. Non a caso è stato anche brevettato un nuovo macchinario, non a caso il team che è stato creato grazie anche a Stella Scarpa sarà una innovazione che sarà portata in tutti i centri benessere, centri estetici che crederanno in questo progetto in tutta Italia. Complimenti davvero, perché abbiamo un'eccellenza partita da Pesaro e spero che possa andare avanti e fare tanta strada.
Francesca Franquelucci ha partecipato a questo convegno organizzato da 50 e più, un convegno interessantissimo riguardante l'andropausa. Anche dal punto di vista della donna è un momento nel quale comunque la vita cambia e cambia la vita molto spesso dei compagni di vita e dei partner, quindi è fondamentale questo percorso nella medicina di genere. Sì, devo dire che come convegno è stato molto interessante perché abbiamo visto l'impresa che ha unito le competenze di tanti medici per il bene e il benessere della menopausa o dell'andropausa. È stato, la cosa che mi ha colpito di più è stata la parola proprio il convegno, la comunicazione e la condivisione di intenti per il bene comune dei cittadini. Credo che come amministrazione comunale noi dobbiamo prendere spunto da questa iniziativa e creare altri eventi dove queste persone che oggi sono state protagoniste e relatori siano presenti nel territorio e diano la giusta informazione anche per quanto riguarda il coinvolgimento della ristorazione, perché è stato fondamentale anche la spiegazione data dai medici sul modo di mangiare e anche l'abbinamento dei cibi, mi ha colpito tantissimo, quindi fondamentale dare anche la giusta informazione, comunicazione e quindi complimenti veramente a Confcommercio, Terziario Donna, 50 e più, perché è stato un convegno che può aprire nuovi fronti anche di informazione, appunto, ripeto, per i cittadini. Più vita agli anni, questo è il titolo del convegno che abbiamo avuto l'opportunità, possiamo dire tranquillamente la fortuna, di seguire nella sua interezza, il benessere dell'uomo in andropausa, un momento di incontro organizzato dall'associazione 50 e più e da Terziario Donna, afferenti a Confcommercio, e da Benessere in andropausa di Stella Scarpa, collaboratrice di Rossini TV da tanto tempo, che con noi ha fatto diverse cose. È un convegno davvero bello, un convegno entusiasmante, perché ha dimostrato quanto la trasversalità, la comunione di intenti possa ottenere dei grandi risultati. Due ore ricche di spunti, due ore ricche di consigli pratici, di consigli propri dati da esperti, da medici, di consigli poi che si sono tradotti in realtà, in progettualità, quindi davvero un convegno eccezionale che si è svolto nella magnifica sede di Villa Berloni qui a Candelara di Pesaro, un convegno che sicuramente resterà nella memoria.